55 tavoli, diversi tornei, due giorni dedicati al gioco dai 3 anni fino alla terza età. Il 19 e il 20 ottobre arriva ai Salesiani di Faenza l'Udifà, nuovo evento dedicato al gioco in tutte le sue declinazioni. Prima della pandemia esisteva il Faenza Ludens, fine settimana che ogni anno era in grado di richiamare 3.000 persone appassionate di giochi di ruolo e giochi da tavolo. Ora, 5 associazioni del territorio vogliono ricreare quell'esperienza andata perduta a causa del coronavirus. Si potrà giocare il sabato dalle 15 a mezzanotte, la domenica dalle 9 alle 19. L'Udifà sarà dedicato alla memoria di Maurizio Tramonti, indimenticato titolare del negozio Re Artù, punto di riferimento in tutta la Romagna per gli appassionati del gioco e del modellismo. L'obiettivo è fare giocare gli adolescenti e i non adolescenti, nel senso chi è già cresciuto, riportare dopo il Covid quelle che sono le manifestazioni che una volta Faenza aveva legate al gioco. Abbiamo voluto rilanciare con una serie di attività molto più importanti e complesse. Con appunto il blocco del cantiere, diciamo, del Palazzo delle Esposizioni, ai Salesiani sarà la nuova location in cui ci sarà questa manifestazione. Due giorni dove si giocherà, a che cosa si giocherà, come funzioneranno appunto questi due giorni? Saranno due giornate piene di attività di vario tipo, principalmente saranno tanti tavoli di gioco libero tenuti dalle varie associazioni organizzatrici e coorganizzatrici. E oltre a questo saranno presenti di sicuro dei tornei di Magic, dei tornei di D&D, dei tornei di pittura, insomma saranno tanti tornei, tante attività, ma appunto diamo principalmente spazio al gioco libero, in cui appunto vediamo giochi da tavolo, giochi di ruolo, wargames e giochi di carte collezionabili in entrambe le giornate. Le giornate saranno aperte a tutti a titolo gratuito. E poi saranno anche presenti vari negozi dove poter appunto comprare le nostre cose da hobbisti e da giocatori, oltre anche alla presenza di un bring and buy, che sarà un mercatino dove chiunque potrà portare, vendere, comprare, e una piccola parte del ricavato andrà a finire all'evento stesso. Il resto ritornerà a chi porterà appunto le proprie merci. Quando si parla di gioco da tavola a Faenza non si può che appunto citare Re Artù. Ricorderete Maurizio Tramonti in qualche modo? Assolutamente, l'abbiamo voluta dedicare a lui, le premiazioni e un ricordo speciale durante i talk. Per noi è stato un punto fondamentale, per chiunque gioca, ha giocato a Faenza, per lui è stata una figura importante non soltanto come commerciante ma davvero come propugnatore, come ideatore, come entusiastico trasformatore, diciamo così, della realtà sociale in qualcosa di più vivo. Quindi queste associazioni in qualche modo gli devono qualcosa e questa necessità, diciamo, ha fatto sì che dedicassimo a lui il nuovo Ludifà. Ecco, questo è il nuovo nome che daremo a questa manifestazione, che appunto vuole riportare il gioco per adulti, diciamo così, a Faenza, libero e appunto entusiastico di quello che è il modellismo e di quello che è il gioco nella sua forma più adulta, ecco.